Riavvicinamento in vista tra Kemal e Nian durante le prossime puntate di Endless Love. Lui capirà di non poter vivere senza di lei e così. Dopo tanto tempo, i due si baceranno. Tra noi non è finita, le dirà, ma Nian temerà che Emir possa scoprire tutto e vendicarsi su Dennis. Nian aiuta Kemal nella sua indagine riguardante la morte di Ozan. Nian aiuterà Kemal nelle sue indagini per scoprire la verità che si cela dietro la morte di Ozan e non si tirerà indietro quando il ragazzo le chiederà di spiare Emir. Vuole scoprire se lui e Hakan sono complici e chiederà alla ragazza di spiare le sue telefonate. Nian nasconderà nel letto di Emir il baby monitor che usa per controllare Dennis e avrà modo di sentire due telefonate. La prima con Hakan, che servirà per capire che sono complici, la seconda con una persona misteriosa con cui si darà appuntamento in un luogo isolato per parlare proprio della morte di Ozan. Kemal e Nian si metteranno d'accordo per raggiungere Emir e scoprire chi sia questa persona che ha a che fare con la morte del giovane. È stato Tariq ad appendere Ozan al soffitto. La persona in questione è Tariq e, tramite una chiacchierata che farà con Emir, si scoprirà che anche lui è coinvolto nella morte di Ozan. È stato lui ad appenderlo al soffitto con una corda, in quanto credeva che fosse morto. Una situazione che si farà sempre più intricata, ma che Kemal e Nian non scopriranno ancora. I due non si presenteranno nemmeno all'appuntamento di Emir con la persona misteriosa. Ma Kemal manderà un complice a riprendere tutto con una videocamera. Quando nei video vedrà che Emir non si è presentato, capirà che l'uomo ha trovato il baby monitor, scoprendo così che Kemal lo sta spiando tramite Nian. All'ultimo momento, quindi, cambierà il luogo dell'incontro con questa persona misteriosa. Nian teme le ritorsioni di Emir. Nian andrà in tilt perché avrà paura di Emir, temerà che, saputo della sua collaborazione con Kemal, possa fare del male alla figlia. Per questo sarà chiara con l'ex, da oggi in poi non ci saranno più indagini. La ragazza scapperà in auto e Kemal la raggiungerà con un taxi in un casolare abbandonato. Vorrà capire perché Nian ha così tanta paura di Emir. Lei che desiderava scoprire la verità sulla morte di Ozan, perché ora si sta tirando indietro? Perché ti stai condannando a stare con lui? Potrebbe aver ucciso suo fratello, dirà Kemal e Nian gli risponderà. Perché è l'unico modo che ho per sconfiggerlo, lo capisci? È il mio nemico e voglio vendicarmi di lui. È finita Kemal, lasciami in pace. Kemal, però, non la lascerà andare, l'abbraccerà e la bacerà appassionatamente. Tra noi non è finita e sarà per sempre così.